training di ottogeno, tecniche di rilassamento, promozione della salute, potenziamento dell'autostima. Ha lavorato nell'ambito della ricerca psicologica presso il centro di ricerca dell'IRCCS, fate bene fratelli, di Brescia, e si occupa, dopo vari incarichi nelle scuole, quindi a contatto con i ragazzi in età evoluzionistica, di progetti di promozione della salute e in particolare adesso si occupa di terapie, disturbi dell'umore e del comportamento alimentare. Abbiamo pochissimo tempo, quindi magari metto dei concetti, poi possiamo fare così se volete. Facciamo un po' un intervento interattivo, quindi a seconda di quello che vi interessa di più, qualche domanda e cerco di rispondervi, così magari vi siete un po' più coinvolti. Sì, io mi occupo in particolare, perché amo questa cosa, di promozione della salute, quindi di portare un po' sia con i pazienti a livello personale che nelle scuole dove lavoro, il concetto di equilibrio, quindi della salute, nel senso proprio di equilibrio. E vediamo se voi sapete che... Per cui già negli anni 50 l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce salute non come assenza di malattia, no? Perché quando una persona è in salute non è semplicemente priva di una malattia, ma salute vuol dire equilibrio a tre livelli soprattutto: fisico, per cui il dottor Parisi ci ha detto alcune cose e i medici ci aiutano in questo, ma anche mentale e relazionale, cioè se abbiamo una mancanza di equilibrio in questi tre settori, e io aggiungerei anche un po' nell'aspetto spirituale di cui siamo fatti, quando questi diciamo equilibri non ci sono tutti e quattro, andiamo in uno stato di malattia o di assenza di salute. Dal punto di vista fisico, che cosa ci può aiutare a star meglio? L'alimentazione, cosa mangiamo, l'attività fisica. Mi sembra che, secondo me, voi siete tutti un po' sportivi, perché vi vedo e credo che abbiate anche lo sport, muovervi. L'attività fisica fa bene sia a livello fisico che a livello mentale, perché voi sapete, sprigiona delle endorfine buone che ci aiutano a riacquistare un senso di benessere e quindi a ripartire nonostante lo stress, che è uno degli argomenti di cui volevo parlare con voi oggi. Il controllo dello stress è importante, perché anche qua c'è una componente chimica, cioè lo stress aumenta il cortisolo, che è un ormone, il quale mette in circolo delle sostanze appunto che sono dannose per il nostro star bene, per la nostra salute. Dal punto di vista psichico, così come ci sono dei cibi buoni per il corpo, ci sono dei pensieri, dei modi di vivere, dei modi di credere, delle aspettative che sono più o meno buone per la dieta della nostra mente. E qui mi occupo un po' di questo. Quindi quando parlo di emozioni parlo di come sentiamo, che cosa proviamo, quindi la capacità proprio di capire che cosa stiamo provando in quel momento dando un nome. Le aspettative, le credenze rispetto al mondo. E quest'altra parola che a me piace particolarmente, che è la preoccupazione. Mi piace perché mi piace dividerla, preoccuparsi e capire se a volte noi ci occupiamo di qualcosa prima di quanto sia necessario, quindi entriamo un po' in ansia. Altre volte invece è utile che ci occupiamo di qualcosa che sentiamo magari che non ci suona bene, perché noi siamo i migliori medici noi stessi se sappiamo ascoltarci, quindi sappiamo quando possiamo intervenire, no? E quindi a volte bisogna occuparci prima che sia un po', come dire, faticoso poi recuperare la nostra salute. E qui il concetto di stress, tutti avete sentito mille volte questa parola, la diciamo sempre, la dico anch'io, quindi sono stressato, che stress, che stressante questa cosa. Ma lo stress fa parte della vita, perché lo stress è una reazione fisiologica al cambiamento di qualsiasi tipo, anche solo cambiare, paradossalmente andare in vacanza, che è una cosa bella, cambiare fuso orario, cambiare abitudini, sottopone il nostro corpo allo stress e quindi dobbiamo adattarci.
Però è anche vero che la parola stress insieme all'alimentazione e salute fanno parte di un circolo vizioso e sono un po' inversamente proporzionali. In che senso? Se noi mangiamo male, sia dal punto di vista proprio chimico di quello che introduciamo, sia dal punto di vista di come mangiamo, cioè il modo proprio emotivo in cui mangiamo, poi vi spiego un attimino, se mangiamo male aumenta il livello di stress e diminuisce la salute, perché anche il cibo può diventare un fattore di stress. Ok, sì. Disturbiamo un attimo, noi dobbiamo rientrare, quindi magari interrompiamo sì, e diciamo ordinatamente. Arrivederci, grazie molto. Lasci seconde.